Ciao ragazzi, benvenuti nel video di Cucina col Pazzo. Oggi facciamo i cannoli. Ingredienti, vi do gli ingredienti, dopo le dosi le troverete sotto il video. Allora, per il cannolo, farina, vino rosso se avete il marsala, aceto di vino bianco, cacao, zucchero, strutto freddo, sale e un uovo. Per il ripieno dei nostri cannoli, ricotta, zucchero, gocce di cioccolato. Per guarnire sopra, zucchero a velo, arancia candita, granella di pistacchio e per friggere olio di semi. Eccoci, adesso andiamo a preparare l'impasto dei nostri cannoli. In una bacinella mettiamo la farina, lo zucchero, lo strutto che è bello freddo, ci vuole, che lo togliamo al momento dell'impasto dal frigo, il cacao, l'aceto di vino bianco, il vino rosso al marsala, che è quello che avete, un pizzichino di sale. Poi andiamo a prendere l'uovo e lo andiamo a sbattere leggermente. Così. E ne andiamo ad aggiungere una parte al nostro impasto. Una parte la lasceremo per dopo, che servirà per chiudere i nostri cannoli. Così. E adesso andiamo ad impastare. Per i primi minuti lo impastiamo nella ciotola, dopo ci trasferiremo sul piano per impastarlo meglio. Adesso prendo l'impasto e lo vado a impastare sul piano fino a che non risulta bello liscio e omogeneo. Ci vorranno qualche minuto. Ecco, il nostro impasto è pronto, ora lo andiamo a mettere coperto con la pellicola per un'ora in frigo. Poi lo togliamo dal frigo e lo lasciamo fuori per altri 30 minuti. Eccoci, sono passate un'ora e mezza. Vedete che è passata un'ora e mezza perché mia madre sta lavando i piatti prima non c'era. E ora andiamo a stendere il nostro impasto. Prendiamo un pezzo dell'impasto, quell'altro lo lasciamo coperto dalla pellicola e prendiamo un po' di farina, lo appiattiamo un po' a mano e lo andiamo a passare la nostra macchinetta. Adesso andiamo a passare. Non vi preoccupate se al primo momento vi viene bucherellata, la chiudete e la ripassate nel solito modo. Man mano andiamo a calare la nostra dimensione dello spessore fino al minimo, non proprio al minimo, a una tacchetta sopra il minimo. Continuiamo ogni volta a ripiegarlo su se stesso e ripassarlo. Questo servirà per facilitare le bollicine quando lo friggiamo. Eccoci, la nostra sfoglia è pronta, l'ho pareggiata e ora vado a fare dei quadrati di 10 cm. Così. La pasta in eccesso la prendiamo e la andiamo a rimettere insieme a quell'altra, sempre coperta da pellicola. Ecco qua. Ora spostiamo un attimo i nostri quadrati. Prendiamo i nostri cannoncini per fare i cannoli e andiamo a spennellare con un pochino d'olio. Questo faciliterà dopo estrarli. Ecco, adesso prendiamo la nostra pasta, andiamo a posizionare il cannoncino nel mezzo e andiamo ad arrotolare il primo lato, poi prendiamo l'uovo che abbiamo lasciato da parte e ci spennelliamo la parte che dobbiamo sempre chiudere.
e andiamo a chiudere il nostro cannolo. E questo è il risultato. Adesso siamo sul fuoco, facciamo scaldare una pentola con abbondante olio. L'olio è caldo, andiamo a immergere il nostro cannolo. Dobbiamo tenere in frittura fino a che non diventerà ben marroncino. Eccoci, ho estratto i cannoli dal cilindro e adesso andiamo a fare ripieno i nostri cannoli. Prendiamo la ricotta. Io per questi cannoli uso 500 g di ricotta. Vado ad unirci 66 g di zucchero e vado a incorporarli per bene usando la frutta, potete usare un cucchiaio, quello che sapete. E poi infine andiamo ad aggiungere le gocce di cioccolato, che sono 40 g, e quando è ben amalgamato lo andiamo a mettere dentro un sac à poche. Adesso che ho riempito il nostro sac à poche, vado a prendere il cannolo e vado a inserirci all'interno la nostra cremina, così. Poi ci possiamo mettere o la granella di pistacchio o l'arancia o le ciliegie candite. E mettiamo sul vassoio. Eccoci, ho riempito i nostri cannoli e ora, prendendo un passino, ci vado a mettere sopra lo zucchero a velo, così. Ed ecco a voi i cannoli siciliani, pazzo e mangiato!